Il professor Baldacci è ordinario di pedagogia generale all'Università di Urbino, è stato presidente della Società Italiana di Pedagogia, autore di tante pubblicazioni, alcune delle quali diciamo, ci hanno coinvolto e ci hanno aiutato in momenti diversi e su temi diversi nel nostro percorso accidentato di riflessione, di ricerca e innovazione. No? In particolare mi sento di citare due testi, uno il manuale di metodologia della ricerca, su cui stiamo lavorando, e l'altro un breve articolo in Scuola Democratica che era intitolato la sperimentazione scolastica dal basso. No, se vi ricordate, da questo articolo avevamo attinto anche nella fase di rinnovo del progetto di pochi mesi fa. Ed è proprio su questi due temi, no, che la metodologia della ricerca e anche l'innovazione, la sperimentazione dal basso, insomma, un'ipotesi di scuola democratica. Che abbiamo chiesto il contributo del professore. Grazie. Nel mio intervento toccherò tre punti, i primi due più rapidamente, per poi concentrarmi sul terzo. Prima passerò, diciamo, attraverso il richiamo di un'idea di scuola che necessariamente fa da cornice anche alla ricerca e alla sperimentazione, perché la ricerca e la sperimentazione, quando si parla del campo educativo, non rappresentano qualcosa di meramente tecnico, ma si iscrivono sempre entro quadri che sono connotati da valori, e quindi il tipo di cornice che in qualche modo racchiude certi tipi di esperienze è essenziale per comprenderne il senso. Due, l'idea di insegnante, perché per parlare di ricerca educativa dal basso ovviamente dobbiamo coltivare un certo tipo di idea di insegnante, altrimenti una strategia di questa natura, diciamo, non sarebbe legittimata. E infine alcune riflessioni sulla ricerca dal basso, in particolare in quella forma che si definisce di ricercazione, in questo senso, per segnalare che al di là degli elementi di problematicità e dei limiti che caratterizzano questo tipo di prassi della ricerca, questa rappresenta pur sempre un'opportunità fondamentale per innovare la scuola in senso democratico. Quindi, primo punto, questione di un'idea di scuola come cornice delle attività di ricerca, della sperimentazione dal basso. È sempre necessario transitare attraverso questo punto perché, come vi dicevo, la ricerca non è un qualcosa di neutrale in campo pedagogico, di asettico, di semplicemente tecnico. Ha inevitabilmente a che fare con l'orizzonte di valori che in qualche modo si scelgono a fondamento dell'intervento educativo. Ma oggi in particolare questa riflessione sull'idea di scuola che mettiamo come sfondo delle pratiche di ricerca diviene necessaria perché siamo in una fase di transizione nel nostro paese, ma in tutta Europa, da una precedente idea di scuola a una nuova idea di scuola, in questo senso. E non vi nascondo che l'idea di scuola che in qualche modo sta nascendo, è già nata, ha anche degli elementi che possono essere fortemente discutibili dal punto di vista pedagogico. Mi riferisco ovviamente all'idea di scuola che si iscrive in quella che possiamo definire come l'odierna rivoluzione neoliberista. Preferisco parlare apertamente senza troppe perifrasi in questo senso.
Per neoliberismo intendo l'ideologia del capitalismo globalizzato. Neoliberismo è una dottrina che in qualche modo riduce tutta la realtà sociale sotto i concetti di mercato e di impresa. Non esistono più le nazioni, c'è l'azienda Italia, non esistono più le istituzioni, ma le aziende pubbliche, l'azienda sanitaria locale, la scuola come azienda. E per il neoliberismo, a rigore, lo stesso individuo, la stessa persona viene fatta ricadere sotto il concetto di impresa. Dardot e Laval scrivono in modo molto eloquente che il progetto umano del neoliberismo è la trasformazione dell'uomo in imprenditore di se stesso. Quindi tutta la realtà sociale viene vista attraverso la lente dell'impresa e il mercato diviene il principio che assicura l'efficienza in tutti gli ambiti della vita sociale, non soltanto nell'economia, ma in tutti gli ambiti della vita sociale. In questo tipo di quadro, così frettolosamente riassunto, Martha Nussbaum, in un libro giustamente famoso, Non per profitto, ha osservato che tutti i sistemi dei paesi occidentali stanno subendo una pressione per omologarsi a questo tipo di modello e quindi in qualche modo il progetto neoliberista di scuola mette al primo posto quello che viene ritenuto ormai il principale fattore di produttività nella cosiddetta economia della conoscenza, ovvero sia il capitale umano. Per capitale umano si intende lo stock di conoscenze e di competenze che sono state incorporate dagli individui durante i loro percorsi formativi e che in presenza di un adeguato piano di impiego sono suscettibili di essere trasferiti nei processi produttivi, assicurando l'efficienza e la competitività. Oggi il principale motore della produttività e della competitività viene individuato nel capitale umano di cui dispone un sistema paese. Da ciò la pressione sulla scuola affinché si trasformi in una fabbrica di capitale umano, affinché metta le competenze che devono equipaggiare i futuri produttori al principale obiettivo dei propri percorsi formativi. Quindi, in questo tipo di cornice, la scuola viene invitata soprattutto a produrre le competenze che devono equipaggiare i produttori, a farsi fabbrica di capitale umano. In secondo luogo, dal momento che il mercato è il principio che informa tutta la vita sociale, compito dell'agenzia scolastica diventa quello di socializzare precocemente i futuri produttori allo spirito competitivo che deve informare tutta la dinamica sociale. Quindi la scuola si deve curvare nella direzione di una palestra di competizione. Gli studenti devono imparare precocemente a competere tra di loro. Questi due sono i due pilastri fondamentali del progetto di scuola neoliberista, il cui telos formativo è quello della produzione dell'imprenditore di se stesso. Principio che ha trovato una trasparente conferma in un documento di valutazione delle competenze ultimo per la scuola primaria, se non erro, dove una delle voci parla di spirito di iniziativa e in nota si dice spirito di iniziativa e autoimprenditorialità. Quindi fin dalla scuola elementare le competenze devono acquisire questa portatura funzionalista, in questo senso, preparare l'imprenditore di se stesso, ovvero sia il produttore competente e competitivo. In questo tipo di quadro, l'innovazione viene essere un'innovazione pilotata dall'alto,
c'è bisogno di imprimere un cambiamento sistemico a tutta la realtà scolastica per uniformarla a questo tipo di filosofia. E quindi è dall'alto, attraverso interventi di natura normativa, che si cerca di costruire il quadro che possa far funzionare la scuola secondo questi principi. Anzi, si tende a far sì, come dicevo prima, che anche la scuola acquisisca un'autopercezione in termini di azienda, che compete con gli altri istituti scolastici in un mercato della formazione. Vi è l'idea, cioè, che gli interventi dall'alto, l'innovazione, debbono costruire un quadro normativo che garantisca una dinamica competitiva all'interno del sistema scolastico. E questa dinamica competitiva sarà il motore che trascina la qualità della formazione. Quindi il sistema scolastico va pensato come un mercato della formazione, le scuole vanno pensate come aziende, i dirigenti scolastici come manager, gli insegnanti devono essere indotti attraverso politiche premiali a competere gli uni con gli altri, gli studenti vanno messi in competizione tra loro, perché prima si abituano a capire che la vita funziona in questo modo, tanto meglio sarà per loro. Questo tipo di regolamentazione dall'alto segue un principio che ideologicamente ricalca quello dell'ordoliberismo. Il neoliberismo differisce dal paleoliberismo per una questione ben precisa. Il vecchio liberismo era basato sul presupposto noto della mano invisibile del mercato, cioè che il mercato fosse una sorta di entità naturale governato da leggi che erano simili a quelle della natura, e quindi che l'unica cosa che si potesse fare fosse di assecondare le leggi del mercato, leggi naturali. Bene, neoliberismo invece non ritiene che il mercato sia una realtà naturale, la ritiene una costruzione giuridica, cioè si ritiene che debbano essere un insieme di interventi normativi ad assicurare la costruzione giuridica del mercato e il suo funzionamento come tale. La metafora preferita da uno degli ispiratori di questo tipo di movimento, che viene da lontano, l'atto fondativo dell'ideologia neoliberista, può essere ravvisata nel convegno del 1938 promosso da Walter Lippmann per la presentazione del suo libro The Good Society, La giusta società. Walter Lippmann, noto opinionista americano, avversario di John Dewey, mentre John Dewey sosteneva una democrazia partecipativa, Walter Lippmann sosteneva una democrazia elitista e tecnocratica. Le decisioni vanno lasciate agli esperti. E per rendere la società più efficiente sosteneva la costruzione giuridica di un regime di mercato. Beh, questo tipo di filosofia viene estesa al sistema formativo. Le innovazioni del sistema formativo che hanno preso corpo in questi ultimi anni tendono ad andare, grosso modo, anche se non tutti, in questa direzione, in questo senso. Parallelamente a questa trasformazione dall'alto, è chiaro che occorre un apparato di controllo per verificare che il movimento del sistema vada effettivamente in questa direzione. E quindi il Sistema Nazionale di Valutazione, o INVALSI, di cui agli inizi, io mi ricordo bene quando partì tutto il discorso, era il 1990, Conferenza Nazionale della Scuola, io ero inviato per conto di una rivista dove lavoravo, Riforma della Scuola, e il discorso allora era molto più problematico sulle funzioni di un Sistema Nazionale di Valutazione. Si sosteneva in particolare da parte delle forze più avanzate che il compito del Sistema Nazionale di Valutazione era di fornire una mappa
del territorio in modo tale da evidenziare quelle situazioni in cui il diritto all'educazione non veniva perfettamente soddisfatto, in modo tale da investire risorse in quelle realtà e permettere un riallineamento nazionale, in modo tale che il diritto all'istruzione fosse soddisfatto in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Attualmente, in omaggio invece a questo credo liberista, questo controllo che viene esercitato attraverso il sistema di valutazione va in un'altra direzione. Misurare le competenze, gli stock di competenze acquisite dagli studenti ha il compito dichiarato o comunque sottointeso di provvedere a quella fondamentale operazione di ranking, cioè di ordinamento di graduatoria, che permette di distinguere le realtà migliori dalle realtà peggiori e quindi di dar vita a politiche premiali verso le realtà che conseguono risultati migliori, dare modo agli utenti, si dice, di potersi indirizzare verso le realtà che danno più garanzie, senza calcolare che questo è destinato a innescare squilibri ancora più marcati in un sistema scolastico nazionale come il nostro, che ha sempre sofferto di squilibri territoriali. Bene, la sperimentazione dal basso non sintonizza con questo tipo di quadro, in questo senso. Sperimentazione dal basso è nata in una temperie culturale che era quella degli anni 60-70, che era guidata dalla preoccupazione di una democratizzazione del sistema scolastico, del sistema formativo. Era una preoccupazione che, diciamo, nasceva dalla consapevolezza delle sperequazioni, degli squilibri, delle discriminazioni di cui era ancora segnato il nostro sistema scolastico e che erano state segnalate in modo più eclatante e trasparente dalla famosa lettera alla professoressa di Don Milani nel 1967, ma anche da Bruno Schai con la grande disadattata. E quindi tutto il movimento, diciamo, dal basso degli insegnanti democratici di ricerca di una scuola che fosse in grado di realizzare il diritto costituzionale all'educazione e quindi di una scuola della Costituzione, aveva come presupposto quello di un'innovazione, perché la scuola esistente non soddisfaceva questo tipo di presupposti. Era una scuola che ancora discriminava, che ancora riproduceva diseguaglianze. E quindi che per cambiare questo stato di cose l'innovazione era un momento fondamentale. L'innovazione allora cioè aveva un significato dialettico di antitesi rispetto a una scuola che democratica non era o che comunque non riusciva a soddisfare il dettato costituzionale. Non era un'innovazione per l'innovazione, un'innovazione semplicemente per partito preso, per antitradizionalismo. Era un'innovazione che mirava a fare della scuola italiana una scuola pienamente democratica, in questo senso, in grado di dare a tutti i futuri cittadini quelle conoscenze, quelle competenze che permettesse loro di partecipare attivamente alla vita politica. Se volete che riuscisse a realizzare quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, è compito della Repubblica rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono alla piena promozione umana e la piena partecipazione del cittadino alla vita sociale e politica. Se non si coglie questa cornice in cui si svolgeva, ha preso forma la sperimentazione dal basso, se ne perde il significato, che invece è fondamentale preservare. Bene, questa innovazione che nasceva dal basso privilegiava quindi questo elemento rispetto a quelli canonici della sperimentazione concepita in termini
metodologici ed epistemologici. Il canone epistemologico della sperimentazione vuole che la sperimentazione sia controllata. Controllata significa identificare le variabili che intervengono a determinare i risultati e controllare il loro gioco, intervenire con misurazione di queste variabili in maniera tale da creare modelli esplicativi in grado di indicare quali sono i punti cardine su cui intervenire. Tutto questo che da un punto di vista di metodologia della ricerca sperimentale era valido restava in seconda battuta. Veniva privilegiato l'elemento di innovazione giustificato dal bisogno democratico di innovare, dal consenso della comunità, da questo punto di vista. In questo senso è rimasta canonica la sperimentazione promossa da Bruno Sciari presso il comune di Bologna, presso le scuole di infanzia di Bologna, che nel finale degli anni 60 diventarono un punto di riferimento nazionale per concepire l'idea di sperimentazione. Una sperimentazione in cui non era in gioco soltanto il contributo degli esperti, ma che si avvaleva della partecipazione di tutta la città. I famosi comitati scuola-città e il febbraio pedagogico, in cui tutte le forze sociali si misuravano, dava il senso di questo tipo di innovazione. E l'idea era che queste innovazioni potessero essere formulate in modo tale da risultare trasferibili, quindi che potessero per contagio, per circolazione di idee, essere trasferite anche in altre situazioni, senza per questo prefigurare una generalizzazione protetta, diciamo, da elementi di natura burocratica e normativa. Era la forza delle idee che in qualche modo si presupponeva avrebbe circolato e avrebbe trasformato la scuola. Ora, in tutto questo movimento c'era una buona dose di illuminismo che a posteriori possiamo riconoscere e di cui possiamo rintracciare anche alcuni elementi di ingenuità. Indubbiamente furono sottovalutate le resistenze che questo tipo di azione era destinata a incontrare, in questo senso. La testimonianza di queste resistenze si ebbe poi nel corso degli anni 70. Un momento fondamentale fu la questione dei decreti delegati. Tutto il movimento per la democratizzazione della scuola reclamava una maggiore democratizzazione anche della gestione della scuola. Il modello bolognese dei comitati scuola-città rappresentava un paradigma di riferimento importante che stava producendo contagio in diverse altre realtà e a vari ordini scolastici. Ma una volta imbrigliato nel canale del riformismo ministeriale, la gestione democratica fu imbrigliata in forme burocratiche tali da depotenziarne molto, diciamo, la portata. E gli organi collegiali che furono partoriti da quel tipo di normativa fu in qualche modo il topolino rispetto alla montagna delle motivazioni che stava dietro, tant'è vero che la loro carica innovativa fu rapidamente depotenziata in questo senso, fino al punto che recentemente nel documento sulla buona scuola qualcuno aveva scritto che l'azione del capo d'istituto veniva imbrigliata dagli organismi collegiali e quindi gli organismi collegiali da motore democratico della scuola venivano invece identificati come una sorta di ostacolo alla nuova frontiera dell'innovazione, in questo senso. Quindi, primo punto, per concepire il significato della ricercazione occorre stare dentro una cornice di innovazione dal basso che rimanga legata a questo telos democratico della scuola.
L'idea di una scuola democratica è l'idea di una scuola che non vuole formare soltanto il produttore futuro. Qui, nuovamente, è esemplare la lezione di Don Milani. Cito a memoria, le parole non sono esattamente queste. I costituenti credevano che si patisse tutti quanti la voglia di cucire budella, cioè di diventare medici, o di scrivere ingegnere sul biglietto da visita. Dobbiamo educare i nostri ragazzi a una più alta ambizione, diventare cittadini sovrani. La formazione del cittadino, e la formazione del cittadino implica la formazione dell'uomo e della donna capaci di pensare con la propria testa, capaci di autonomia intellettuale e morale, è la prima preoccupazione di una scuola autenticamente democratica, che non rinnega una sua funzione anche sul versante della formazione del produttore, perché il lavoro, nel primo articolo della Costituzione, compare insieme alla democrazia, e quindi sono due valori che sono connessi in modo organico nella Carta Costituzionale, ma rifiuta che vengano separati e che venga trascurata la formazione del cittadino per enfatizzare soltanto la formazione del produttore. La sperimentazione dal basso, nelle isole in cui sopravvive, questa che non conoscevo, ho appreso essere una delle principali, in questo senso, quindi per me è una lieta scoperta, in questo senso, credo che debba serbare questa propria radice storica per alimentare la propria tensione. Il senso della sperimentazione si iscrive necessariamente in una storia. Il senso non è un qualcosa, il significato che si può creare attraverso circolari burocratiche. Le circolari burocratiche possono anche impartire direttive, ma sto citando Habermas, ma non sono capaci di generare senso. La generazione del senso deriva sempre da una storia, da una narrazione condivisa, in questo senso. E quindi una tradizione sperimentale forte di decenni come quella della vostra scuola, da questo punto di vista è un tesoro estremamente importante. Secondo punto, l'idea di insegnare. Che in qualche modo è organico rispetto a questa cornice. Si è riflettuto molto sull'idea di insegnante, su cosa deve essere l'insegnante. La storia della pedagogia presenta un'intera galleria di figure di insegnanti. L'insegnante come artigiano, l'insegnante come artista, l'insegnante come ingegnere e via dicendo. Col neoliberismo abbiamo anche la tendenza a modellare l'insegnante secondo una nuova idea. L'insegnante, per dirlo in modo molto brutale, è destinato a diventare un funzionario del capitale umano, un tecnologo delle competenze. Gli si chiede di produrre competenze nel modo più efficiente possibile. E si badi bene, io non ho niente contro le competenze, che sono un costrutto importante. Ho molto contro l'uso neoliberista del costrutto della competenza. Qui si deve distinguere tra costrutto e uso del costrutto. L'uso del costrutto di competenza che viene fatto dal neoliberismo dentro la cornice del capitale umano è unilaterale e riduttivo in questo senso. La scuola ha bisogno del costrutto della competenza per interpretare il proprio compito. Faccio un esempio banale: saper fare una versione dal latino non richiama soltanto il possesso di conoscenze, si tratta di una forma di competenza. Però questa è una competenza che non è capitale umano.
Capitale umano significa competenza suscettibile di impiego nei processi produttivi. È capitale tutto ciò che può essere impiegato in un processo produttivo. Quindi non si tratta di dire che la scuola non deve produrre competenze. Riguardano per esempio anche le competenze di cittadinanza. Bene, rispetto a questo dimezzamento della figura dell'insegnante, a questo impoverimento di un insegnante ridotto a funzionare del capitale umano, io credo che si debbano invocare due coordinate di tipo diverso che sono rintracciabili nella storia della pedagogia. Una la individuo in John Dewey e una in Antonio Gramsci. John Dewey, Le fonti di una scienza dell'educazione, un libro del 1929 che invito tutti a leggere se non l'avete fatto, 80 paginette, dove Dio in modo estremamente chiaro e aperto affronta e scioglie tutta una serie di problemi con una finezza impareggiabile. John Dewey in questo volumetto tra l'altro si chiede: dove sta la scienza dell'educazione? Dov'è depositata? E provocatoriamente risponde: nella testa degli insegnanti. È soltanto lì che possiamo trovare una scienza dell'educazione. E come si forma? E John Dewey risponde: si forma se l'insegnante è un ricercatore. Ma che cosa intende John Dewey? John Dewey per ricerca intende un'attività intelligente di soluzione dei problemi della pratica educativa. La fonte dei problemi di una scienza dell'educazione, per John Dewey, è la pratica educativa, la pratica scolastica. È da lì che emergono i problemi che devono essere affrontati in sede di ricerca. E che cos'è la ricerca? Non è altro che il modo intelligente e riflessivo di affrontare questi problemi. Cioè, non un modo meccanico, non un modo stereotipato, non un modo abitudinario, ma un modo intelligente e riflessivo. Ci torneremo dopo. Quindi, John Dewey pone l'esigenza che l'insegnante sia pensato come un ricercatore. Attenzione, non come un semplice utente della ricerca accademica. Oggi va per la maggiore un approccio definito evidence-based education. Ne avete sentito parlare, immagino. L'evidence-based education, ossia educazione basata sulle evidenze, è un movimento che è nato all'interno della medicina, e lì si capisce bene chiaramente qual è la sua funzione e il suo significato, e poi è stata estesa anche al campo educativo, al campo pedagogico. In Italia ha trovato una serie di interpreti e vi è anche un'associazione dell'evidence-based education italiana, in questo senso. L'evidence-based education sostiene che l'insegnante, quando deve affrontare un problema, deve consultare la letteratura scientifica su quel problema, perché ormai vi è una ricca sperimentazione un po' su tutto l'arco dei problemi da affrontare, e quindi più che servirsi del proprio intuito professionale o di altri dubbi e risorse di questo tipo, l'insegnante deve consultare la letteratura, trovare quali sono, individuare quali sono le soluzioni maggiormente suffragate dalla ricerca e servizi di queste soluzioni, un po' come un medico quando deve curare una malattia dovrebbe consultare la letteratura scientifica sulla cura di quella malattia e avvalersi, da questo punto di vista, dei farmaci che la ricerca ha mostrato come più efficienti in questo senso. Bene, questo tipo di modello, quindi, da un lato c'è la ricerca scientifica e dall'altro c'è l'insegnamento. L'insegnante è scientifico nella misura in cui
si serve dei risultati della ricerca, quindi è un applicatore della ricerca. John Dewey vedeva le cose in maniera completamente diversa, anzi sosteneva: nessun risultato di una ricerca scientifica è applicabile meccanicamente in una situazione educativa. Le situazioni educative sono sempre situazioni altamente complesse, formate da un groviglio di variabili, per cui nessuna soluzione prefigurata a tavolino può essere applicata meccanicamente. Occorre intelligenza, discernimento, dosaggio, che soltanto l'attività intelligente dell'insegnante può assicurare. Quindi John Dewey rifiuta che l'insegnante possa essere un semplice applicatore della ricerca scientifica. L'insegnante viene considerato un ricercatore a pieno titolo. Semmai, sostiene sempre Dewey, ricercatori universitari e ricercatori sul campo dovrebbero cooperare insieme nell'attività di ricerca. Seconda suggestione, Gramsci, la figura dell'intellettuale. Gramsci sostiene che gli insegnanti sono intellettuali, e questo mi pare un riferimento estremamente importante per concepire la professionalità dei docenti. Come ragiona Gramsci? Abbreviando un pochino i suoi passaggi. In primo luogo, secondo Gramsci, tutti gli uomini sono intellettuali, perché tutti gli uomini pensano. Quindi è falsa la divisione del genere umano tra intellettuali e esecutori. Tutti gli esseri umani hanno la capacità di pensare, e quindi, anche se non tutti fanno gli intellettuali di mestiere, tutti hanno la capacità di essere intellettuali. Due, Gramsci compie un'estensione anche della categoria degli intellettuali professionali. Solitamente riserviamo la qualifica di intellettuali professionali soltanto ai filosofi o ai letterati. Il modello tipico da questo punto di vista è l'intellettuale sartriano. Sartre, l'intellettuale che in forza della propria capacità di pensiero universale e del proprio prestigio culturale è in grado di dissertare e di giudicare pressoché su tutto, ed è in grado di farsi ascoltare in tutti i diversi ambiti della vita sociale. Sartre, la coscienza inquieta in qualche modo è della Francia, dell'intera civiltà occidentale. È chiaro che se prendiamo un modello di questo tipo, gli intellettuali li contiamo sulle dita di una mano, in questo senso, soprattutto nella nostra epoca di media di massa, dove è diventato difficile, diciamo, acquisire una risonanza come quella che può aver avuto nell'immediato dopoguerra una figura come Sartre, in questo senso. Gramsci concepiva diversamente. Diceva, sono intellettuali tutti coloro che sono impegnati in compiti organizzativi di formazione, di guida e di organizzazione delle altre persone. Quindi sono intellettuali dirigenti di partiti, dirigenti sindacali, dirigenti scolastici, gli insegnanti, dirigenti di cooperativa, tutti coloro che ricoprono una posizione tale da intervenire sui propri simili. Quindi l'insegnante, da questo punto di vista, viene compreso da Gramsci tra gli intellettuali. Compito dell'insegnante non è semplicemente attuare i risultati della ricerca scientifica come vorrebbe l'evidence-based education, e neanche quello semplicemente di ottimizzare la formazione delle competenze come vorrebbe la teoria del capitale umano. Tutto questo trascura un qualcosa che Gramsci aveva compreso benissimo. Il primo problema dell'educazione è la comprensione della sua latitudine storico-sociale. Cioè comprendere cos'è l'educazione in un certo contesto storico-sociale è il primo compito, il primo problema di ogni educatore.
di ogni insegnante. Cos'è oggi l'educazione? Cos'è oggi l'istruzione? Non è più quella di 10 anni fa o di 20 anni fa, è diverso. Cos'è in una specifica realtà sociale? Come sono cambiati i saperi scolastici a causa della dinamica del cambiamento sociale dei saperi? E via dicendo. Tutto questo richiede un insegnante capace di pensare criticamente, di elaborare. Quindi, una sperimentazione che nasca dal basso, si nutre, presuppone un insegnante concepito come intellettuale e come ricercatore. In questo senso. Il discorso vale, mutatis mutandis, per me anche per i dirigenti scolastici. Sono intervenuto recentemente al congresso nazionale della FLC dei dirigenti scolastici e anche in quella sede ho sostenuto la sirena neoliberista del dirigente scolastico come manager, in questo senso, è a mio giudizio fuorviante. Propongo la figura del dirigente scolastico come intellettuale gramsciano, cioè come guida, sì, ma come guida che ricava questa propria forza direttiva dalla propria capacità intellettuale, dalla propria capacità di dirigenza, che è una capacità di interprete, di interpretare, di comprendere il problema formativo e quindi di lavorare con i propri insegnanti. Bene, queste cornici, l'idea di scuola e l'idea di insegnante sono necessarie per dare le coordinate a quel modello di ricerca dal basso che è la ricercazione. Uno dei fraintendimenti che vi può essere verso la ricercazione è quello di considerarlo come un parente povero della ricerca sperimentale. Come considerare la ricerca sperimentale la versione più nobile, per questo riservata all'Accademia, e concepire la ricercazione come una ricerca annacquata, edulcorata, impoverita e quindi, diciamo, abbordabile anche da parte della scuola militante. Se si parte da un fraintendimento di questa natura, si rischia di non comprendere affatto lo spirito della ricercazione. Spirito della ricercazione si comprende quando si comprende la ricerca nello spirito di Viviano, cioè come una pratica intelligente per affrontare i problemi dell'educazione, della prassi educativa in questo senso. E quindi come una ricerca che deve vedere gli insegnanti come protagonisti in questo senso. Definisco ricercazione come una strategia per affrontare attivamente e in modo intelligente i problemi della pratica formativa. Affrontare attivamente significa affrontare con la preoccupazione prioritaria di trasformare le situazioni educative, anziché limitarsi semplicemente a comprendere. La ricerca sperimentale in primo luogo vuole maturare una spiegazione di certe dinamiche educative. La ricercazione invece vuole affrontare il problema. Lo vuole nella misura del possibile risolvere. Il maggior teorico della ricerca sperimentale in Europa, Gilbert de la Chaire, ha codificato queste due forme di ricerca chiamando una ricerca orientata alla conoscenza, l'altra come ricerca orientata alla decisione. La ricerca orientata alla conoscenza è orientata innanzitutto a capire, senza porsi il problema di intervenire praticamente. La ricerca orientata alla decisione, invece, è una ricerca che deve fare di supporto a decisioni educative rispetto a problemi che urgono, che premono.
La distinzione è illuminante se ovviamente non la si considera in maniera troppo rigida, ma semplicemente come elementi di predominanza. La ricercazione è una ricerca in cui predomina l'esigenza di arrivare a decisioni rispetto a problemi. Ovviamente non è assente l'elemento della comprensione e l'elemento della conoscenza, ma è una comprensione orientata già all'azione, che ha lo scopo di intervenire sul problema. Ha come presupposto il fatto che il docente assuma un atteggiamento investigativo, ossia un atteggiamento attivo verso la pratica educativa, un atteggiamento di ricerca, un atteggiamento critico. Si può insegnare in tanti modi. Notoriamente tutte le professioni sono esposte alla routine, e quindi inevitabilmente nello svolgere una professione si contraggono una serie di abitudini. Badate bene, questo in una certa misura è funzionale. Non esiste una professione che possa fare appello alla creatività permanente, quindi ad un fuoco d'artificio continuo di intuizioni e di lampi creativi. È necessario avere una base di abitudini professionali su cui appoggiarsi. Però se queste abitudini professionali si irrigidiscono e divengono meccaniche, allora si diviene loro schiavi. Si va avanti a insegnare in maniera stereotipata, pretendendo semplicemente che gli studenti si adeguino a quelli che sono le nostre abitudini e senza più interrogarsi su quelli che sono i problemi educativi. L'atteggiamento investigativo, invece, è un atteggiamento che prende sul serio i problemi, che vuole riflettere sui problemi, che vuole capire, che vuole individuare i modi migliori per intervenire. Attenzione, occorre fare una distinzione di metodo tra atteggiamento investigativo e tecniche di ricerca. Le tecniche di ricerca, come dice il nome, sono qualcosa di tecnico. Si possono imparare, è in una certa misura necessario avere la padronanza delle tecniche della ricerca, ma il senso della ricerca non viene dalle tecniche, viene dall'atteggiamento con cui si adoperano le tecniche. E quindi è questo atteggiamento intelligente, critico, che è il vero senso della ricerca. Un insegnante che faccia proprio un atteggiamento investigativo, anche se fosse completamente analfabeta sulle tecniche di ricerca, sarà un insegnante che lavora in uno spirito di ricerca. Un insegnante che impari formalmente alcune tecniche di ricerca e poi se ne serva senza lo spirito giusto, invece, sarà un insegnante che le adopera in maniera formale, quindi diciamo che dal loro uso non deriverà niente di particolarmente significativo. Quindi l'elemento fondamentale che innerva la ricercazione è un cambiamento di atteggiamento da parte del docente. Ma questo non ha soltanto un valore rispetto ai problemi della pratica formativa che urgono e che premono. Ha anche un altro valore. Un insegnante che assume un atteggiamento investigativo è un insegnante che impara ad apprendere in modo intelligente dalla propria esperienza. Si impara ad apprendere dall'esperienza? Si impara a insegnare dall'esperienza? Certamente sì. Tant'è vero che
una delle maggiori acquisizioni della formazione dell'insegnante è stato di capire che era indispensabile immettere il tirocinio riflessivo non a valle dei percorsi di formazione dell'insegnante, ma in itinere, durante le SIS prima, i TFA in modo sinceramente scadente, perché un tirocinio riflessivo ha necessità di una certa estensione di tempo. La durata media dei TFA all'atto pratico era di 4-5 mesi. Immaginate che tipo di tirocinio riflessivo ne può venire fuori. Ma adesso il nuovo ministro ha risolto il problema cancellando il tirocinio dalla formazione dell'insegnante. Il problema, diciamo, è risolto in questo senso. Quindi dall'esperienza si impara. Attenzione, basta quindi fare esperienza e si impara. Un adagio degli anglosassoni, che sono empiristi, come sapete, chiamano la tradizione empirista, è che se qualcuno ha sbagliato per 20 anni, sbaglierà anche il 21° anno. Quindi l'esperienza non garantisce di per sé un apprendimento efficace. Dewey distingueva due tipi di esperienza: esperienza meccanica ed esperienza riflessiva. L'esperienza meccanica è un tipo di esperienza che si compie unicamente per prove ed errore. È l'esperienza che si fa fare a un ragazzino quando lo si getta in acqua e gli si dice o nuoti o affoghi. Per prove ed errori impara. Un po' beve, un po' va sotto, poi l'esigenza di sopravvivenza lo porta a selezionare alcuni schemi cinetici che gli permettono di galleggiare anche in questo senso. Lo stesso è accaduto storicamente per gli insegnanti. L'insegnante veniva gettato nella piscina della classe, o nuota o affoga in questo senso, o viene sommerso dalla marea dei suoi studenti, oppure impara a galleggiare. E quindi si può imparare con l'esperienza anche in questa maniera. Però, dice lui, si impara meccanicamente, cioè si impara in modo non riflessivo, si acquisiscono degli schemi che diventano abitudini e di queste abitudini gradualmente si diventa schiavi. È per questo che, perdonate, io sono sempre diffidente quando un insegnante mi dice io ho il mio metodo. Spesso il proprio metodo non è altro che la stratificazione delle proprie abitudini, scarsamente meditate. E quindi il fatto di avere un proprio metodo per me non garantisce proprio nulla. Viceversa, è l'esperienza riflessiva, cioè quel tipo di esperienza che è preceduto, accompagnato, seguito più che altro dalla riflessione, dove ci si interroga sull'esperienza che si è fatta. Allora, quando l'esperienza viene rielaborata riflessivamente in modo intelligente, allora si impara non casualmente per prove ed errori, si impara per comprensione, si impara in modo intelligente, si impara arrivando a formulare ipotesi e ricontrollandole. Quindi la ricercazione e l'assunzione di un atteggiamento investigativo innesca anche un dispositivo di ricerca-formazione. La ricerca diviene un dispositivo di formazione in servizio, perché dalla propria esperienza riflessiva e intelligente si apprende. In ultima analisi, questo dice che gli insegnanti si distinguono essenzialmente tra insegnanti riflessivi e insegnanti riflessivi. Insegnanti che procedono per abitudini e insegnanti che invece riflettono e sono disposti a rimettere in questione i loro modi di affrontare la pratica scolastica. Bene, queste sono alcune caratteristiche di fondo della ricercazione che mi fanno ritenere che la ricercazione non sia parente povero della ricerca sperimentale.
ma sia per certi versi la forma di ricerca prioritaria per la pedagogia. Qui faccio mio un principio gramsciano, ma che è stato anche di lui, un intellettuale come Giulio Preti, li aveva accomunati nella comune cornice della filosofia della praxis. Cos'è filosofia della praxis? Giulio Preti rispondeva: filosofia della praxis significa atteggiamento attivo e fattivo, volto cioè non soltanto a comprendere il mondo, ma a trasformarlo, in questo senso. Dewey usava la metafora della distinzione del sapere da spettatore e del sapere da attore. Diceva: esiste un sapere da spettatore, cioè di chi contempla la realtà, standone al di fuori, e quindi cerca soltanto di capire cosa avviene, ma è nello stato d'animo dello spettatore che sta in platea, non partecipa allo svolgimento del dramma. E poi vi è un sapere da attore, è il sapere di chi invece è impegnato in prima persona nello svolgimento dell'azione ed è pienamente esposto ai suoi effetti, e quindi il sapere diviene uno strumento per agire, in questo senso. Beh, per me la pedagogia come disciplina deve far proprio il punto di vista dell'attore, il punto di vista della filosofia della praxis. Rispetto alle altre scienze dell'educazione, psicologia, sociologia, eccetera, la pedagogia non si contenta di spiegare, di comprendere, di interpretare. Si comincia a fare pedagogia quando non ci si limita a chiedersi perché, ma ci si fa un'altra cruciale domanda: che fare? Questo è il quesito pedagogico fondamentale. Quando di fronte a una certa situazione ci chiediamo: cosa facciamo? E la ricercazione è una strategia per rispondere a questo tipo di domanda. Andrei avanti ancora una ventina di minuti per poi fermarmi e lasciare un po' di tempo. Quali sono i passi della ricercazione? Tra i molti modelli vi indicherei, perché è il più semplice e quello che è congegnato, secondo me, anche in maniera più efficace, il modello suggerito proprio da John Dewey. Dewey ha messo a punto la sua logica della ricerca in vari volumi. La Summa è stata Logica, teoria dell'indagine, 1938. Dewey già in pensione, già fuori dall'università, rimette a punto le sue idee in quello che è diventato un classico. Ma Dewey aveva dato un'anticipazione della propria logica della ricerca in un'opera del 1911, Come pensiamo. Come pensiamo è un'altra opera che mi sentirei di suggerire a ogni insegnante. È divisa in due parti. In una prima parte analizza il meccanismo del pensiero, come riflessione intelligente, quindi come ricerca. In una seconda parte poi si pone il problema dell'educazione al pensiero. Anche quella è illuminante, attenzione. Beh, Dewey in quell'opera dà un primo quadro di quelle che lui chiama le tappe del pensiero riflessivo, e che in Logica, teoria dell'indagine, più di 20 anni dopo, in questo senso, diventano invece le tappe della logica della ricerca. Sono molto semplici e intuitive, ma l'insieme di osservazioni profonde che fa Dewey su ciascun momento consiste permette veramente di maturare una consapevolezza diversa
di come si snodano queste differenti tappe. Ossia, non è vero che la ricerca parte da un problema. All'inizio non si ha un problema. Avere un problema è già un grosso passo in avanti, perché significa aver capito con cosa si ha a che fare. All'inizio invece si ha semplicemente una situazione che ci confonde, una situazione che preoccupa. Per esempio, molte situazioni educative si danno più che sotto il segno dell'oscurità o della confusione, sotto il segno della preoccupazione, c'è qualcosa che non va. Non sono soddisfatto, c'è qualcosa che non funziona. Bene, per Dewey il primo momento della ricerca è passare da questa sensazione oscura e confusa alla definizione di un problema. Occorre un'intellettualizzazione, cioè una riflessione intelligente sulla situazione, per arrivare a definire un problema. Guardate, questo per lui è, per certi versi, il passaggio chiave di tutta la logica della ricerca, l'impostazione del problema, perché tutto il resto discende da come abbiamo impostato il problema da affrontare. Quindi la cosa peggiore, dice lui, è la fretta nell'identificazione del problema. Merita spendere un po' di tempo nel cercare di capire il problema, nel cercare di definirlo. E la definizione del problema è sempre congetturale, è sempre un'ipotesi. Si deve essere sempre pronti a ritornare sulla definizione del problema e quindi ad ammettere che non si era capito bene il problema. Mi era sembrato che il problema fosse questo. Vedendo, rivedendo le cose, provando, eccetera, non mi sembra più così. Il problema adesso mi sembra diverso. Mi sembra piuttosto quest'altro. Questa reimpostazione del problema è un momento chiave della logica della ricerca. È errato ritenere di avere un accesso privilegiato e intuitivo al tipo di problema da affrontare. È lì che si rischia di prendere il fraintendimento più grande e fatale, perché se non si capisce qual è il vero problema da affrontare, le risposte che si ideeranno rispetto a questo problema non funzioneranno. Poi, una volta che si è arrivati alla definizione di un problema, provvisoriamente lo si usa come base per la costruzione di un progetto di intervento. Dewey parla da questo punto di vista di suggestioni, di idee che saltano in testa, intuizioni. Una volta che si è formulato un problema e ci si domanda che fare, d'accordo, credo che il problema sia questo, e che cosa facciamo? Quando si è formulato il problema, cioè si pone questo interrogativo, allora cominciano a sorgere una serie di intuizioni, di suggestioni, di ipotesi. Da questo punto di vista non è peregrina quell'ipotesi metodologica che un tempo si definiva come brainstorming, cioè evitare di censurare troppo presto il proprio pensiero creativo. Cioè fermarsi alla prima idea che viene in mente. Cosa faccio? Ah, giusto, faccio questo. Bene. Merita invece continuare ad formare una certa rosa di ipotesi. Meglio ovviamente se collegialmente, se insieme. Perché la metodologia del brainstorming, come sapete, è una metodologia che invita ognuno a partecipare a un processo di generazione dell'ipotesi, separando metodicamente la generazione dell'ipotesi dalla discussione. Cioè, non si discutono le ipotesi che vengono formulate, intanto si accumulano.
momento successivo, discussione e selezione delle ipotesi che ci sono venute in mente, loro trasformazione in un progetto educativo. Da questo punto di vista, la ricercazione può essere definita anche come ricerca progetto. La ricercazione dà luogo solitamente ad un progetto di intervento o, a livello più alto, a un intero modello educativo. Un modello del tempo pieno, per esempio. Quella era una ricercazione che, come ipotesi, aveva un intero modello educativo. Più comunemente, come ipotesi, o meglio, come sistema di ipotesi, si ha un progetto di intervento. Bene, segue l'attuazione del progetto di intervento da questo punto di vista, la sua discussione in itinere, la raccolta di dati in itinere e finali e la valutazione in itinere e finale del progetto, allo scopo di convalidare provvisoriamente o rettificare, correggere l'impostazione del problema. Si badi bene, una valutazione seria di un progetto dovrebbe avere sempre lo scopo di migliorare il progetto. È un momento molto delicato perché ovviamente chi lavora in un progetto di intervento di tipo sperimentale, per dirla, per cantarcela chiaramente, nel progetto ci mette il sangue, perché è molto faticoso uscire dalla routine, progettare, attuare, eccetera, eccetera. Quindi c'è un grosso investimento personale. Questo inevitabilmente crea una tendenza a un atteggiamento protettivo verso il proprio progetto. Una delle cose che dico che mi colpisce, avendo visto le valutazioni di molti progetti di ricercazione, è che molto raramente nei rapporti finali colgo elementi critici rispetto al progetto effettuato. Solitamente si tende a enfatizzare gli aspetti positivi, a dire che questo, ha permesso quest'altro, eccetera, eccetera. Ovviamente tutti gli elementi positivi che si è riusciti a cogliere va da questo punto di vista messo in evidenza. Ma l'atteggiamento della ricerca è un atteggiamento critico, è un atteggiamento autocorrettivo. Imparare dalla propria esperienza significa anche imparare dai propri errori, che sono inevitabili. Quindi la valutazione di un progetto dovrebbe sempre mirare al suo miglioramento. Cioè si dovrebbe partire non è andata bene, è andata male, ma da come lo possiamo migliorare, come possiamo fare meglio, cosa c'è da cambiare, dando per scontato che ci sia qualcosa da migliorare e da cambiare, in questo senso. Ma non in omaggio alle odierne filosofie del miglioramento continuo, in questo senso. Ma in omaggio al fatto che questo tipo di atteggiamento è quello che consente autenticamente di imparare dalla propria esperienza. Altrimenti, se ci si limita a dire che siamo stati bravi, rischiamo di non imparare tutto quello che avremmo potuto imparare. In questo senso fa parte organica della valutazione del progetto anche la rilettura del problema. Alla luce dell'esperienza avevamo identificato bene il problema, c'era sfuggito qualcosa nella definizione di questo problema, sono emersi ulteriori elementi che ci possono permettere di configurare la problematica da affrontare in termini più articolati. Una operazione di questo tipo, una filosofia, una metodologia di questo tipo richiede tutta una serie di cautele metodologiche. Il discorso sarebbe molto lungo, posso soltanto accennare ad un paio, poi tanto i manuali, le opere sulla ricercazione in questo senso danno molti suggerimenti. Un paio di elementi. Primo, l'analisi del problema
E qui viene fuori la critica rivolta dall'evidence-based education. Nella ricercazione, nell'analisi del problema, troppo spesso è di senso comune. Cioè ci si avvale semplicemente del proprio buonsenso. Non si può prescindere dalla letteratura di riferimento, sostiene l'evidence-based education. In una certa misura la critica colpisce l'insegno. Non si può pretendere, nessuno di noi, di affrontare un problema senza percorrere minimamente lo stato dell'arte del problema. In ogni progetto di ricerca è obbligatorio un capitolo che è stato dell'arte della questione, cioè a che punto è la ricerca fino ad ora su questa questione, perché non si può prescindere da quello che sappiamo già. Quindi, quando si vuole mettere in campo un progetto di ricercazione rispetto a un certo problema, dovrebbe essere un passaggio metodologico ineludibile lo studio di alcune fonti rispetto a quel problema. Cioè sapere perlomeno quali sono alcune interpretazioni più accreditate o alcune ipotesi di intervento ritenute più efficaci. Questo tipo di idea ha portato anche a una riforma dell'evidence-based education. Si parla non di educazione basata sulle evidenze, ma di educazione informata delle evidenze. Cioè concepire un progetto non può basarsi soltanto sulla letteratura scientifica. Un progetto deve essere sempre aderente alla realtà in cui si deve attuare, e la conoscenza diretta di quella realtà è un qualcosa che hanno soltanto gli insegnanti. Quindi non si può trasferire meccanicamente le soluzioni della letteratura, però partire da una conoscenza di alcuni elementi della letteratura sul problema, da questo punto di vista, sembra una cautela metodologica necessaria per non risolvere la ricercazione in un puro dilettantismo, cioè nell'affrontare semplicemente col senso comune, perché senso comune, ci dice Gramsci, ma anche Brunner, per esempio, che nella cultura dell'educazione ha ipotizzato l'esistenza di un senso comune educativo, patrimonio di credenze e di convinzioni stratificate nella cultura didattica dei docenti. Senso comune tende allo stereotipo, tende cioè a irrigidire determinate credenze, che quindi cominciano a funzionare da pregiudizi. Invece un esame spassionato di alcune fonti scientifiche, in questo senso, ma non sto parlando di cose particolari, dico semplicemente di consultare le riviste, che alcune riviste che hanno parlato di quel problema, alcuni volumi che possono aver parlato di quel problema, cioè partire da un minimo di esame della letteratura. Due, e termino, nervo sensibilissimo, la valutazione della ricerca tra epistemologia ed ermeneutica, suppongo che sia un elemento che avete, di cui avete già preso nota se avete guardato un po' quei lavori a cui accennava prima il vostro dirigente. La ricercazione è nata essenzialmente in ambiente francofono, privilegiando un'impostazione di tipo ermeneutica. Per comprendere la distinzione tra ermeneutica ed epistemologia è conveniente rifarsi alla caratterizzazione che mi ha dato Rorty, filosofo pragmatista americano, nel volume La filosofia e lo specchio della natura. L'epistemologia consiste nel presupporre che esistano delle regole metodologiche che ci consentono di distinguere ciò che è più valido da ciò che è meno valido. Quindi, epistemologia consiste nel ritenere che ci possano essere dei criteri di valutazione oggettivi a cui rifarsi per la valutazione.
ermeneutica di Cerotti è la battaglia contro questa presupposizione. Consiste nel ritenere che in realtà non abbiamo niente del genere, che tutti i criteri sono criteri discutibili e che quindi la ricerca, la valutazione, può essere equiparata ad una conversazione dove semplicemente si confrontano le rispettive interpretazioni. Ma se questo confronto viene portato avanti in uno spirito cooperativo, si può sperare di arrivare ad un accordo intersoggettivo. Quindi, epistemologia è ritenere che esistano criteri oggettivi di valutazione e quindi servirsi di tali criteri per valutare il proprio progetto di ricercazione. Ermeneutica è ritenere che invece la valutazione si fa discutendo di come sono andate le cose e quindi arrivando a stipulare un accordo, un'interpretazione condivisa su come le cose sono andate. La ricercazione ha molto inclinato verso questo modello di tipo ermeneutico. Portois, uno dei principali teorici, sostiene che la ricercazione viene innervata da riunioni di diagnosi rinforzate. Le riunioni di diagnosi rinforzante sono i momenti in cui un gruppo di ricercatori, un gruppo degli attori si riunisce e discute dell'attività. Fase di progettazione, fase di attuazione dove? Dopo. E dove si confrontano diverse posizioni e si cerca di arrivare, diciamo, a una posizione comune, a una posizione condivisa. Di fatto la ricercazione ha funzionato largamente secondo questo modello. Che hanno un po' di pregi, sia ben chiaro. Il suo pregio, prima di tutto, è quello che sta alla radice di ogni impostazione ermeneutica, ossia, nessuno ha in tasca la verità, ognuno detiene soltanto una capacità interpretativa e quindi non c'è chi a priori ha già ragione prima che cominci la discussione. La verità, la ragione, è un qualcosa che va stabilito. Ma anche dei lati negativi. Se non esistono criteri oggettivi, è chiaro che il criterio di valutazione viene elaborato collegialmente dal gruppo nel corso della discussione. Ma il criterio resta relativo a quel gruppo. Se il gruppo fosse stato diverso, l'interpretazione poteva essere sensibilmente differente o anche completamente diversa. Possiamo definire ricerca un qualcosa che si esaurisce in una interpretazione puramente opinabile e relativista? La perplessità è giustificata. Due, la psicologia sociale ci dice che in ogni dinamica di gruppo intervengono elementi di potere, dinamiche di potere. In ogni gruppo, anche informale, emergono leader, emergono gregari, emergono anti-leader e via dicendo. Quindi, dipingere la riunione di diagnosi rinforzante secondo un modello, per così dire, puramente dialettico platonico, dove l'interesse è puramente arrivare alla verità, rappresenta una trasparente idealizzazione della situazione. Più probabilmente ognuno difenderà la sua posizione, c'è chi lo farà in modo più accanito, c'è chi lo fa in maniera più argomentata e via dicendo. Quindi questi elementi di potere, di contesa per il potere, che si generano all'interno di ogni gruppo, sono destinati a influire sulla interpretazione. Laddove viene meno il criterio dell'argomento migliore, laddove si rinuncia a questo. Beh, credo che
pur accettando una cornice ermeneutica, sia indispensabile un correttivo di tipo epistemologico. Cioè che sia necessario reintrodurre nella ricercazione alcuni vincoli epistemologici, criteri di valutazione. Il più semplice e intuitivo era nuovamente quello indicato da Dewey e ripreso da Hilary Putnam. Hilary Putnam, come saprete, è un altro importante filosofo neopragmatista americano. Tra Rorty e Putnam c'è stata una lunga contesa nel difendere due modelli di conoscenza, ermeneutica Rorty, epistemologica Putnam, in questo senso. Putnam, in questa difesa, fa propria la posizione di Dewey. La verità è indipendente dall'opinione della maggioranza. La maggioranza può sbagliare, e può sbagliare anche un intero gruppo. La qualità, la validità delle conclusioni dipende dagli standard, dalle regole, dai criteri adottati. E il più semplice, dice Putnam, è quello individuato da lui: il successo, l'efficacia di un'ipotesi nel risolvere un problema. Vi possono essere molti elementi discutibili, ma l'efficacia di un'ipotesi rispetto a un problema è un elemento che ha una sua durezza. Questo sia ben chiaro, non annulla i margini di interpretazione. Però individua un ancoraggio, impedisce che la discussione vada alla deriva. Perché in ogni caso occorre argomentare rispetto all'efficacia o meno del progetto rispetto al problema che volevamo affrontare. Insieme a questo metterei un altro riferimento importante, è quello di Brandom. Robert Brandom è un altro filosofo analitico che ha scritto un bel volume articolare delle ragioni, dove sostiene che nella discussione dovrebbe esistere un qualcosa di simile a tenere il punteggio della discussione. Cioè, non è vero che tutte le conclusioni si equivalgono e tutte le interpretazioni hanno il medesimo valore. Vi sono conclusioni migliori e conclusioni peggiori. La discussione dovrebbe essere un gioco, dice testualmente, del chiedere e dare ragioni. Del chiedere perché e dello spiegare perché si sostiene una certa posizione. E la bontà degli argomenti che si è in grado di addurre a sostegno delle proprie posizioni dovrebbe essere un altro elemento oggettivo. La forza degli argomenti, la cogenza degli argomenti, benché sia assolutizzato, sia un elemento illuministico, Schopenhauer sosteneva da questo punto di vista, per smitizzare quello che sto dicendo, che ottenere ragione è un'arte. L'uomo, diceva, è un essere stupido, vanitoso e testardo. Siccome è stupido, parlerà prima di pensare. Siccome vanitoso non vorrà riconoscere di avere torto, siccome testardo si ostinerà a difendere la propria posizione. Quindi la coscienza del migliore argomento, nei limiti in cui la coscienza del migliore argomento può funzionare, cioè senza illusioni illuministiche eccessive, è un altro elemento di ancoraggio a cui un gruppo di ricerca dovrebbe ritenersi vincolato. Questo dovrebbe avere lo scopo di raggiungere interpretazioni che sono orientate verso il miglioramento dei nostri progetti, dei nostri sistemi di ipotesi, delle nostre capacità di risolvere problemi che consideriamo come problemi importanti per la vita della comunità scolastica e non semplicemente come attuazioni di un qualche dettato ministeriale. Grazie. Mi rendo conto che non è facile.
stato lo spessore della relazione, però non possiamo permetterci, per la ristrettezza dei tempi, pause o break, quindi dobbiamo subito iniziare a dialogare e... Sì. Ma io sono molto contento di questo incontro, ho avuto modo di apprezzare, diciamo, altre cose che ha scritto, che mi hanno illuminato. Il primo argomento che ha trattato oggi, l'idea di scuola, l'ho trovato in un libro della Franco Angeli, che mi è sembrato anche, diciamo, anche illuminante rispetto a quello che poi è successo dopo con la legge sulla buona scuola, eccetera. Ma però mi vorrei concentrare su due cose, una che riguarda più la nostra scuola e un'altra invece che riguarda più l'idea di insegnante, il ruolo dell'insegnante. E ritorno a questa parte che lei ha diciamo, preso in considerazione oggi, e riflettendo sulla figura dell'intellettuale mi viene in mente che in termini di filosofia della prassi l'intellettuale ad intellettuale si aggiungeva anche un aggettivo, se era organico oppure no. Allora mi sembra che uno dei problemi, diciamo, della figura dell'insegnante è che abbiamo alcuni di questi funzionari del capitale umano, diciamo organici al capitale, e poi non abbiamo però degli insegnanti che sono organici a qualcos'altro, forse quello a cui prima erano organici, diciamo, non c'è più, o forse non ha più quella forza che spingeva negli anni 70, per esempio a Bologna, di fare quelle cose che lei citava. Quindi mi chiedo, se questo è il problema, siamo in una grossa difficoltà, nel senso che tutti coloro che non si, diciamo, che non si adeguano a questa ondata neoliberista, che in qualche modo resistono su posizioni, diciamo, di sviluppo umano, e non di costruzione del capitale umano, si trova in una grande difficoltà. Ecco, mi chiedo se questo, diciamo, il problema, perché forse, diciamo, limitarsi alla Costituzione, che pure è una grande risorsa, che pure è un grande, diciamo, ancoraggio valoriale e di prospettiva, mi chiedo se è sufficiente, ecco, questo è la situazione attuale. L'altra cosa invece è più collegata alla nostra scuola. Noi abbiamo fatto di recente abbiamo messo in piedi un progetto di riflessione sul nostro modo di lavorare, l'abbiamo chiamato Riorganizziamoci, però ho trovato un limite in questo nostro lavoro, e poi ho trovato nel suo articolo forse qual era il nome di questo limite, e la figura dell'amico critico, cioè di questa persona, forse non è solo una persona, forse è anche una collettività, forse un'istituzione, forse qualche cosa, diciamo, che ti consente di avere uno sguardo esterno rispetto a quello che stai facendo. Perché se il tuo sguardo è esclusivamente interno, è chiaro che per quanto ci sia, diciamo, anche una grande intensità, diciamo, di partecipazione, di passione professionale, però c'è un limite dal punto di vista, diciamo, della così, imparzialità della valutazione del processo. E quindi mi chiedevo come si poteva configurare questo amico critico anche nel nostro piccolo, diciamo, progetto di sperimentazione. Parto dalla seconda questione, diciamo, che è più epistemologica. Allora, la questione è molto importante, molto seria. In termini epistemologici si tratta di questo. Un biologo importante come Maturana ha formulato un principio che, poi non solo lui, ma comunque detto principio dell'osservatore. Il principio dell'osservatore recita così: tutto ciò che viene detto è detto da un osservatore. Ossia, qualsiasi descrizione
è una descrizione formulata a partire da un certo punto di vista, da una certa prospettiva. E non esiste un punto di vista privilegiato. Putnam ha riformulato il problema dicendo che agli esseri umani è precluso il punto di vista dell'occhio di Dio, cioè una perfetta oggettività richiederebbe uno sguardo non prospettico, che non sia collocato in un punto di vista specifico, ma che sia dal punto di vista dell'occhio di Dio, cioè che tutto vede in questo senso. Bene, questo tipo di sguardo ci è precluso. Il nostro sguardo è necessariamente prospettico e quindi tutte le descrizioni che possiamo formulare risentono sempre della nostra prospettiva. Ora, se trasportiamo questo principio dell'osservatore sulla problematica della ricercazione, lo possiamo tradurre in due punti di osservazione. Uno interno al sistema e uno esterno al sistema. Per sistema in questo caso intendo il sistema scuola o il sistema classe. Cioè, quando c'è una ricercazione si può guardarla dall'interno, io insegnante che sono impegnato in quella ricercazione, oppure la si può vedere dall'esterno. Io che so, genitore, o io politico, che dall'esterno vedo la messa in atto di questo tipo di azione, di ricercazione. I punti di vista sono diversi. Per il principio dell'osservatore non esiste un punto di vista privilegiato e quindi non c'è un accesso alla verità privilegiato né in un caso né nell'altro. Di più, volendo, si può riformulare la stessa distinzione tra ricerca sperimentale e ricercazione come distinzione tra una visione esterna e una visione interna. La ricerca sperimentale è lo sguardo di chi sta al di fuori della situazione, di chi studia, cioè la situazione in vitro, di chi la guarda dal microscopio, ma non è dentro il vetrino. È ovvio il guadagno che questo permette, non essendo coinvolti personalmente, è maggiormente possibile assicurare l'impersonalità della valutazione, cioè la mancanza di coinvolgimento personale, che secondo le teorie della valutazione rappresenta un potenziale fattore di distorsione del giudizio. Quando sono coinvolto personalmente, esistenzialmente, il mio giudizio può subire, diciamo, delle deformazioni. Però, dall'esterno, ovviamente, è precluso tutta un'altra serie di elementi. Per esempio, portuo le risonanze emotive. Portois ha ipotizzato che il vissuto affettivo degli attori di un progetto di ricercazione non vada considerato come una variabile di disturbo, ma vada considerato come un ulteriore elemento di riflessione da parte del gruppo. Per comprendere questo si può pensare che talvolta si realizza una comprensione intuitiva di certe questioni prima che siamo in grado di realizzarne una piena consapevolezza. Talvolta, cioè, la comprensione arriva sotto forma di una certa sensazione, soddisfazione, insoddisfazione, per esempio. Sì, il progetto va come deve andare, però non siamo soddisfatti. Il ricercatore sperimentale direbbe: non mi importa nulla, la tua soddisfazione è un problema esistenziale tuo, non ha niente a che fare col protocollo sperimentale, quindi non me lo raccontare neppure, guadagniamo tempo. Portà direbbe: aspetta un momento,
L'insoddisfazione potrebbe essere una comprensione ancora oscura di qualcosa. Proviamo a riflettere. Perché siamo insoddisfatti? E quindi la riflessione sui vissuti affettivi diviene un'altra fonte di conoscenza, una volta che viene analizzata riflessivamente. Ora il punto è, come dicevo, che non si ha accesso privilegiato né grazie a una visione impersonale, né grazie alla riabilitazione del vissuto affettivo. E allora l'indicazione è quella di considerare questi punti di vista come complementari e reciprocamente ricarianti. Cioè dovremmo avere entrambi gli sguardi e farli interagire per realizzare quella che Gadamer ha chiamato una fusione di orizzonti interpretativi. Bene, allora, all'interno di questo tipo di riflessione prende corpo l'ipotesi dell'amico critico. D'accordo, siamo un gruppo di ricerca che rifletterà non soltanto in termini ermeneutici, ma anche vincolandoci ad alcuni criteri di valutazione, eccetera, eccetera. Però, purtuttavia, vediamo le cose più al nostro interno. L'amico critico è un soggetto esterno che viene chiamato ad interagire con l'altro. Deve avere le informazioni da questo punto di vista, conoscere il progetto, eccetera, eccetera, e partecipa alla discussione con l'altro. Sia ben chiaro, non è l'esperto che pronuncia il giudizio al posto del gruppo. L'amico critico, essendo in possesso di uno sguardo esterno, non ha nemmeno lui una visione privilegiata, un accesso privilegiato, però porta un'altra angolazione interpretativa che impedisce una chiusura autoreferenziale del gruppo, cioè spinge il gruppo ad articolare il proprio sguardo in maniera più ampia, in questo senso. Riuscire a essere un amico critico adeguato non è semplice. Laddove questa prassi è stata seguita, non sono stati infrequenti i conflitti tra il gruppo e l'amico critico. Forse è più facile trovare un avvocato del diavolo. Che è un altro modo per chiamare l'amico critico, per certi versi. L'amico critico dovrebbe essere preferibilmente persona che ha esperienza di ricercazione e quindi sa che cosa significa fare ricercazione, persona che conosce il problema da questo punto di vista, persona dotata di attitudine empatica, cioè che è capace di mettersi dal punto di vista degli altri. E questo confronto tra l'amico critico e il gruppo di ricerca dovrebbe essere quello proprio di un incontro empatico. Il gruppo di ricerca dovrebbe cercare di decentrarsi e di vedersi attraverso l'occhio dell'amico critico. L'amico critico però dovrebbe inserire nella propria lettura, dovrebbe tener conto di come si vedono gli attori del gruppo. Se questo gioco riesce, ovviamente rappresenta una cautela metodologica che può accrescere, diciamo, l'attendibilità delle conclusioni a cui si arriva. Non è la panacea, non è semplice, bisogna essere molto attenti nella scelta dell'amico critico. Ovviamente non serve nulla all'amico critico che arriva per lodare quanto siamo stati bravi, in questo senso. Quello ce lo possiamo dire da soli, in questo senso. D'altra battuta sull'intellettuale, sì, Gramsci compiva quest'altra grande distinzione tra intellettuali tradizionali e intellettuali organici. Ora, in Gramsci questa distinzione era legata all'appartenenza di classe degli intellettuali, cioè ogni classe sociale secondo Gramsci è proprio intellettuali organici, cioè che la cui estrazione sociale appartiene a quella classe. Gli intellettuali tradizionali sono intellettuali che hanno coltivato la propria intellettualità fino al punto di ritenere ormai reciso il rapporto con la propria classe di appartenenza. Benedetto Croce, scriveva Gramsci, si ritiene più vicino a Platone che al senatore Agnelli.
benché appartenga alla medesima classe borghese del senatore Agnelli, in realtà si sente più vicino a Platone e quindi rappresenta l'intellettuale tradizionale. Oggi parlare di intellettuali organici è difficile, l'uso che ne fa lei comunque è interessante, cioè l'intellettuale organico ha una certa impostazione da questo punto di vista. Certo, si potrebbe sostenere che ci sono gli intellettuali organici al neoliberismo, in questa chiave, e intellettuali organici alla scuola democratica. Il punto è che gli intellettuali organici al neoliberismo attualmente sono intellettuali di un'ideologia egemone, mentre gli intellettuali organici alla scuola democratica attualmente sono intellettuali di una visione del mondo che nel momento attuale è perdente, in questo senso, o comunque sta venendo ridimensionata, e sta vivendo tutti gli effetti che si accompagnano a questo stato di cose. Il principale che lo identificava proprio Gramsci nella questione meridionale, la disgregazione. La situazione di egemonia accompagnata normalmente dalla compattezza. La situazione invece di perdita dell'egemonia è accompagnata dalla disgregazione, dalla frammentazione. Oggi ciò che è in agguato rispetto all'insegnante democratico è la solitudine. Il sentirsi solo contro un sistema che è impossibile da battere nella sua compattezza. E per questo è vero, il riferimento alla Costituzione, il riferimento valoriale fondamentale è insufficiente. Non basta sentirsi, diciamo, ispirati dalla Costituzione, se ci si sente soli. E credo che la solitudine sia uno dei maggiori problemi che l'insegnante oggi democratico debba affrontare. Personalmente vedo un solo rimedio nell'associazionismo degli insegnanti. Un insegnante da solo non si può opporre a questo modo neoliberista, figuriamoci. Soltanto come associazione, come gruppo, come massa, c'è la capacità di esercitare una resistenza, di sostenere idee diverse. E per associazionismo parlo di associazionismo nel senso più ampio del termine. Cioè associazionismo nel senso di associazioni di insegnanti, di associazionismo sindacale, ma anche le reti di scuole tra le scuole innovative e via dicendo. Cioè tutto ciò che permette di superare una situazione di disgregazione e quindi di fare massa. Questo senso. L'egemonia del neoliberismo diventa effettiva e completa quando gli insegnanti saranno rassegnati al suo predominio. Diventerà vincente quando le coscienze, per utilizzare questa figura, saranno colonizzate. E tutti saranno convinti che la scuola, certo, deve essere un'azienda, certamente ci deve essere competizione, certamente bisogna finanziare i migliori. Guardate che all'università, che si illudeva di essere la cittadella dello spirito critico, ed era una illusione, la predominanza neoliberista è diventata schiacciante. Oggi sostenere che non ci deve essere competizione, che non ci deve essere, un'ottica puramente di minoranza, in questo senso. Beh, se il neoliberismo arriva a colonizzare le coscienze, arriva a portare la propria egemonia, fino a convincere tutti che le cose stanno in questo modo, fino a convincere tutti che, come diceva Margaret Thatcher, che ha enunciato lo slogan classico del neoliberismo, non ci sono alternative, questo stato di cose, allora la partita sarà conclusa. Per ora non è così. Le associazioni degli insegnanti, conosco bene i CIBI, conosco bene le CIE, conosco bene le associazioni sindacali, resistono. Portano avanti discorsi alternativi. Ci sono reti di scuole che portano avanti discorsi alternativi. Ci sono scuole sperimentali, sempre bene, voi siete di queste, che hanno il coraggio di portare avanti un discorso diverso. Riuscire a tessere rapporti tra queste realtà lo considero l'unico presupposto che possa permettere in questi, con questi chiari di luna di esercitare una resistenza. Se si resta soli e isolati è chiaro che si soccombe.
D'altra parte, attenzione, chiudo. La lotta per l'egemonia, scrive la Gramsci, risponde alla logica della guerra di posizione. Cioè, non è un conflitto in cui vi possa essere una battaglia risolutiva. È una guerra di trincea, condotta avanti quotidianamente per convincere gli altri delle proprie posizioni. Guardate che il neoliberismo non è che abbia trionfato imponendosi con la forza. C'è un bel saggio di uno studioso inglese dei Cultural Studies, Stuart Hall, che mostra come l'egemonia della Thatcher è stata conquistata attraverso una campagna egemonica di discussione pervicace, come prima abbia conquistato il proprio partito e come poi abbia conquistato l'intera società inglese, al punto tale da far accettare anche a coloro che erano vittime delle sue misure politiche che non ci fossero alternative, che quelle fossero la propria cosa migliore, e al punto tale da aver iniettato anche nel Labour Party, poi di Blair, il fatto che non si potesse prescindere da quelle che erano le cornici neoliberiste, quindi tutt'al più si potevano un pochino ammorbidire. La famosa terza via, poi, in realtà di questo si trattava. Beh, quindi, quello che sta di fronte a noi come intellettuali è una battaglia culturale per una scuola democratica. Una battaglia che sarà inevitabilmente lunga, ma Gramsci ha insegnato che l'egemonia non è mai conquistata una volta per tutte. La battaglia per l'egemonia è sempre aperta. L'egemonia è un possesso precario. Anche chi la detiene oggi la può perdere, non domani, perché il processo di trasformazione è sempre lungo. Si tratta di trasformare le mentalità, in questo senso. Però lo può perdere nel lungo tempo. Lo può perdere dopo domani. Quindi, nei nostri limiti, con quello che possiamo fare, dobbiamo cercare di operare insieme per tenere desto lo spirito di una scuola della Costituzione.